Alpine's VP of Motorsports. Please join me in welcoming Bruno Fama. Bruno, thank you so much for joining us. Ça va? Ça va, Rachel, ça va. Good afternoon. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Matteo. Ciao a tutti. Mamma mia, ciao. Quanto sei alto, parla piano. Ah, scusate, scusate, ma siamo già in media stress? Siamo già nella presentazione? Sì, sì, siamo qui stanno parlando, vabbè. Diciamo che ce la teniamo in muto in sottofondo, che poi vediamo che cosa succede. Tra l'altro ci sono due vetture sotto i teli. Credo, io sono arrivato a casa adesso, per cui non so cosa abbiamo fatto, però hanno inquadrato poco fa Mick e tutti gli altri. Sì, infatti si vede che una è palesemente la vettura del WEC, quindi vedremo sia la Formula 1 che la WEC vicine insieme. Bello, bello, bello. E a quanto... Vai. Sicuramente una presentazione interessante, perché l'Alpine nel WEC quest'anno ci sono grandi aspettative. Forse addirittura più che nella Formula 1, Dunque, più anche perché è una prima... Più della Peugeot, dici, volta, nel WEC? No, aspettative, Io dico proprio mere aspettative. Io ritengo che entrambi le stagioni saranno abbastanza opache, ma è una mia sensazione. Eccolo lì, diciamo, siamo in due. Tifosi... Eccolo qua, intanto il WEC, vediamo. Sì, vediamolo, vedi se direi. Bella blu? Blu Alpine. Mi piace veramente la linea, mi piace intanto. Belli i fari con il simbolo Alpine, dai. Sì, sì. Gasano. Sì. Ah. No, vabbè, ma quello mi piace, di linea artistica, diciamo. Sì, 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 piace anche a me. Tra l'altro era Imola quella, hanno testato a Imola, non ricordo. Mi pare. Eccoli qua. Non... Eccola qua che arriva la nuova Alpine del WEC. Bella, dai, ci sta. Matteo è sparito. Ti sei emozionato, Matte? Sì, no, è che mi hanno chiamato, essendo attaccato al tethering.
se ti chiamano è la fine. Ah, livrea. Comunque, bellissima, è del WEC, bellissima, mi piace. Bellissima. Secondo me anche proprio una bella macchina. Una cioè, bella macchina. Chiaro che dal piace. Bello all'efficace. Vabbè, lì poi questa è il classico. È il classico. È bella, speriamoci anche le luce nelle presentazioni. Però... Certo, certo. Comunque, se riuscissero a replicare più o meno lo stesso schema di colori anche sull'Alpine Classic, diciamo, vediamo. In Formula 1 non sarebbe male. Comunque, questo, c'è sempre da dire che degrada bandiera francese. È molto bello. C'è anche da dire che nel team di designer della livrea di Alpine lavora uno di quelli che è diventato famoso per le concept sui vari social e che è stato... e che è stato ingaggiato poi da Alpine stessa, quindi insomma io ho sempre grandi aspettative, tutte le volte sono state disattese. Allora, sicuramente quest'anno da Alpine vorrei, visto che già la macchina non è che sarà tutto sto granché, purtroppo, secondo me, almeno una bella livrea. E temo, guarda, ho letto Filo Stinelli, il nostro sempre fidelis, che dice che manca il rosa BVT, è che è chiaro che manca il rosa BVT. Penso che non abbiano la cosa per l'Endurance. Esatto, non hanno l'accordo per l'Endurance, ma io spero che il rosa BVT non sia così preponderante anche sulla macchina di Formula. E invece io ti dico che in realtà sarà molto preponderante sulla Formula 1. Sarà molto preponderante e dai teaser hanno annunciato una livrea camo praticamente, quindi penso che la livrea che vedremo sia la livrea di test. Non lo so, vediamo. Però era un rosa camo, per cui chi lo sa. Certo è che se tu mostri prima questa livrea bellissima e poi mi metti di fianco la macchina blu e rosa. Questo... Matteo, ti prego, spostati in un posto dove prende il telefono. Ti prego, ti scongiuro. Allora, nel frattempo che Matteo continua a laggare, ma in una maniera... vergogna. Noi continuiamo a vedere la presentazione. Qui si sta appunto parlando della stagione del WEC. Ve l'ho messa in muto perché sennò tra la gente che parla e io che parlo c'è un sovrapporsi di voci non bello. Comunque siamo qui ancora ammirando le bellissime forme, bellissimi colori della macchina dell'Endurance, che appunto ci mette, come si può dire, ci mette troppe aspettative. Guardate che belli i fari posteriori col logo Alpine, cioè sono veramente geniali. Sono queste cose che mancano alla Formula 1, cioè proprio quel tocco personale di ogni scuderia che vediamo sempre di più nelle categorie Endurance e in Formula 1 sparire sempre di più. Sono queste cose che mi mancano. Comunque, si vedeva dall'interview che sarebbe stato tipo un camo rosa. Sì, ma appunto penso sia la livrea di test, spero sia la livrea di test, la livrea camouflage. Poi che cosa abbia da nascondere la PIN, insomma, non credo che abbia così tante cose da nascondere. Qui un'altra inquadratura sui piloti. Non è tornato Matteo? Sì, sono tornato, si era incartato tutto. Dove eravamo rimasti? No, siamo rimasti al fatto che appunto stavo dicendo che c'è molta personalizzazione e molte cose particolari nelle vetture WEC, tipo i fari col logo dell'Alpine, tipo alcune soluzioni particolari che in Formula 1 sono sparite, non si vedono più, e quindi questo stavo è anche ragionando di questo. Una grande, una delle chiavi per cui il WEC dell'Hypercar sta avendo così tanto successo, cioè è proprio insito nel regolamento un concetto di libertà che lo rende interessante, cazzo, veramente interessante. Dunque è solo uno dei tanti fattori, solo uno dei... Sì, tanto qui vediamo i due equipaggi dei piloti.
Bella squadretta in potenza quella di Alpine, secondo te, per il WEC? Allora, io lo ripeto, sì, ci sono dei nomi chiaramente interessanti, ma questo secondo me sarà un tipico anno di installment per Alpine. L'ho già detto prima, secondo me ci vorrà quest'anno per capire come si fa con un hypercar, come l'anno scorso è servito per come si fa nel mondiale Endurance, anche perché Renault mancava dall'Endurance da un bel po' di tempo, e dunque, insomma, secondo me diamogli pazienza, diamogli adito che sarà anche un anno interlocutorio. I nomi ci sono. Mick, che qui lo vedo almeno inquadrato almeno da quello che è il mio Sì. tempo, può ripartire da zero. Secondo me, può ripartire da zero per dimostrare di essere un pilota che può Bel giocarsi un capello alla qualifying. Dawson's Creek, Mick Schumacher, Sì, tra è l'altro. uniforme della testa, tra l'altro fuori proporzione, e che può essere un pilota su cui contare anche, ma lui è ancora nella fattoria Mercedes, no? Mi sembra di sì. Sì, è ancora terzo pilota Mercedes, terzo pilota un po' di tutti. Esatto. Esatto, se quest'anno sarà un buon anno per lui, non dico che potrebbe essere il protagonista del turbinio Mercedes 2025, però potrebbe tranquillamente tornare su un pilota su cui contare. Tanti nomi comunque, anche Chatain, che di corse comunque, dai, ne ha masticate. È Io abbastanza, sì. ho di grandi aspettative per l'Alpine, ripeto, non ne ho, però se seguiamolo come seguiremo tutti i team quest'anno, ci sono anche BMW, Lamborghini, insomma, fanno BMW mi ragazzi. suscita molto interesse con Marcello. E E anche secondo una me, bellissima tanta macchina. roba, eh. Secondo Sì. me, bellissima macchina, abbiamo bellissima macchina. Bene, bene, bene. Qui Tu abbiamo la solita invece, correzione di Nicola aspettative? Uccello, e attenzione Matteo, non devi Oddio. parlare troppo perché sennò arriva Nicola e ti corregge tutto. Occhio Matteo, perché Alpine nel WEC da prima ha corso in hypercar con le vecchie Rebellion R13 ribrandizzate ed depotenziate. Ma l'ho detto, porca puttana, l'ho detto, Ocello che lo devo chiamare, come dice nei commenti, lo so, ho detto che ha corso con le Rebellion, cioè l'ho detto, ha corso Non preoccupatevi, signore che ha nell'MP2. chiamato prima è già stato arrestato. Lo so, è stato là, è stato un anno per capire come si lavora poi è stato, insomma, era particolare vedere ste Rebellion Alpin, così però, vabbè, dai. Bene, bene. Molto bene, allora qui ci dicono anche Schumacher Intanto. padre guidò nei prototipi, sì, però per me Eh sì, Michael caspita. Schumacher era più pilota da formula, anche se nei prototipi fece delle belle cose, nonostante fosse il primo anno un esordiente totale. Ha corso se non sbaglio con Wendlinger e Sì, Ferté, sì. un Allemans, non mi ricordo, forse quella del no. Addirittura del 91, 90, 91, ricordo che anche 90, mi quella Mercedes sembra. Sauber, 90, quella Mercedes Sauber, Era tanta roba, eh. veramente, Allora, veramente tanta roba. intanto qui parte l'annuncio di chi si Tanto Rix apprendi. Printing che giustamente, se volete fare Fornitore del una campionato sottolinea dimenticato, tra d'onore, l'altro. fornitore del campionato È dimenticato. arrivato Bruno Famen, direttore del team in Formula Vediamo. 1. Vediamo se io spero che presentino la Formula 1 prima di quando arrivi il treno, anche perché questo non si, Dovrebbero treno non prende presentarla adesso. niente. Sì, Eccoli qua i poi andremo a piloti. Piloti, tra Sardegna. l'altro, entusiasti. Guarda che bella faccia. Sempre una presentazione da mai dire gol, dei musi lunghi. Comunque, Schumacher correva con Schlesser, se non sbaglio. Schlesser, io mi ricordavo Ferté, però no, forse era. Ah, Schlesser un può altro che. essere. Io ricordo Vabbè, no, non Schlesser, importa, poi no. non importa. No, tanto non è così. Pur parlé, pur parlé. Dov'è Sofia Flörsch? Dov'è Sofia Flörsch? A casa È nel cuore di probabilmente, tutti perché qui noi, Sofia. hanno inquadrato Jack Doohan, Pierre Gasly e Esteban Ocon, ci sono solo loro. Eh sì. La Florence forse era lì, non è lì dietro destra, vai, lì dietro destra, quella tutta dietro destra. Vabbè, Eh sì. comunque. La tenere Salutiamo d'occhio, sta Sofia ragazza. Florence, amica del canale.
Che sta seguendo la live col cellulare Sta seguendo la live col sotto. cellulare, sì, per vedere che cosa ne pensa Matteo Maiero della nuova macchina. Soprattutto io, d'altronde. Sì. È la Sofiona, dice Artanis, la nostra Lu. Ciao Lu. Tra l'altro, non vedo l'ora di farvi vedere le cose che ci ha fatto Lu, perché Per diversi tante progetti, cose fighe. attenzione, Tante cose allontanarsi fighe. dalla Ci linea siamo. gialla. Adesso Fammi sentire cosa stanno dicendo. in Enstone, we'll join in 1 month's time, and in Viry, we are going to have Audrey Vastrou. She's already the operation director. Niente, sta presentando il team, quindi aspettiamo ancora. Piero Gasolio è pronto a scoprire il suo regalo di compleanno targato Alpine. È vero, oggi è il compleanno di Pierre Gasly. E Sì. ne approfitto per rispondere Comunque. anche alla febbre Villeneuve. No, non corse in Mercedes, corse con la Sauber motorizzata Mercedes. Esatto, e l'abbiamo anche detto quella, la Sauber Mercedes. Ragazzi, grazie comunque perché vuol dire che, insomma, siete molto attenti, sempre questo. Dai, adesso vediamo cosa c'è, se ci dà. Vediamo che cosa Ci farà abbiamo. leggendarlo vedere. Secondo te sarà la macchina 2024, come ha presentato Stake, o sarà una show car? Ah, tra l'altro Stake ho saputo che è stata messa sotto indagine, il nome, puoi Strano, approfondire. strano. Comunque, secondo me sarà quella nuova, secondo me sarà quella nuova, ragazzi. Sì, ci dice anche Fetti, ci dice che Dovrebbe secondo me. Beh, diciamo che non vediamo l'ora di vederla, ma soprattutto non vediamo l'ora di vedere se un'altra volta questo è un progetto fallimentare, perché l'Alpine ci ha essere. un po' abituato ai progetti fallimentari, quindi io non vorrei perdere questa Eccoci, attenzione. Eccoci, eccoci qua, onti. eccoci. Corri, Forrest. È bello perché sembrano pure un team unito. Sì, è vero, sembra che si vogliono bene. Sì, sembra proprio che si parlino di solito. È tutto molto bello, ma queste sono le immagini dell'anno scorso. Fateci vedere anche quando si sono presi tutti e due in Australia. Ah no, quello non, mi sa che non c'è. È già vero che hanno fatto due podi. Hanno fatto due Pensa a te, podi. Andrea. Pensa che roba. Eccoci, dai, ci siamo, ci Attenzione. siamo. Pronti a Tema togliere del i veli? clamoroso, mamma mia. Ma dai, è nera, ma non ci posso credere. Basta! Basta, vetture nere, non ne possiamo più! Basta! Basta! Che roba, ragazzi. Richard Benson che Che urla: roba. basta! Sta. No, vabbè, Che ragazzi, roba non è terribile! possibile. Io non ne posso più! Colorate ste No, non è cacchio di vetture! possibile. Vai, questo è veramente vergognoso! Questo è veramente vergognoso, Round of non applause si per può i fare una roba del genere. Non si può fare una roba Era del genere. vergognatevi cazzo, diceva qualcun altro. Io a questo punto speravo nella Camorosa. No, Ho detto dai, ma come speriamo si nella fa? Camorosa, Cioè, non però è mezza nera possibile. così. È tutta di No, vabbè, carbonio, ragazzi. dai, no, no, così non si può. Cioè, così è veramente assurdo. No, Cioè, a questo punto avremo la Ferrari nera? Che ne so. le livree, secondo me, fanno metà dell'esperienza, soprattutto per quanto riguarda i bambini più piccoli, no? Cioè. Che riconoscono le, non è che riconoscono adesso, che poi non si riconoscono anche più dai motori. Il colpo d'occhio è fondamentale, tanto meglio per le scuderie che hanno legato una forte identità al colore, per carità, perché sicuramente saranno sempre più riconoscibili, però avere una griglia mezza nera è una presa per il curu curu, e io non approvo assolutamente e mi fa veramente schifo. Questa tendenza mi fa schifo. È una delle cose che mi fa più schifo, forse. No, no, infatti, cioè, va bene delle parti in carbonio, ok, però adesso attenzione perché ne abbiamo un'altra. Abbiamo quella rosa? Ecco. Car
right vediamo. Now, but we need a bit of a countdown from all of you in order to see this peak li- sì, pink livery, vai. Che nella sto. They'll reveal vai. The pink livery for us. So, 3, 2, 1, let's go. Buon anno, vediamo un po'. Mazzo, no, è 3, 2, 1 per le luci. È uguale, però è rosa. Cioè, vabbè, dai. Ragazzi, io esco immediatamente da questa trasmissione. Ma la gente che applaude con quale faccia lo sta facendo? Cioè, ma scusate, ma è la stessa macchina. Signor Giancarlo, ma è la stessa macchina. Ma no, dai, questa è veramente una presa stagione. Per il culo. È una presa non per il culo. Non può cominciare una stagione così. Let's have a look then into the io veramente cioè delve a little bit deeper, shall we? Ma ecco però io qui leggo ma la combo non mi dispiace però ti mancano delle macchine colore arancione verde giallo ti mancano i colori perché io ho non capito ci sono colori. Che ci sono delle bellissime è sparito Matteo vabbè comunque perfetto ok vai ci sei di nuovo no io ci John Player, no, però erano delle eccezioni in una griglia che era colorata. Così no, sono tutte nere, ragazzi. Boh, veramente poi io posso ci hanno rubato i colori. questa è una citazione per pull rod, il pull rod all'anteriore, sì, esatto. Quasi tutti lo stanno mettendo, sono tutte copie di Red Bull. Però io voglio dire una cosa, potete togliere i colori quanto volete, ma rimanete sempre un secondo dietro Red Bull, tutti. Cioè, esatto. Cioè, veramente voi pensate che sono 100 grammi di vernice che fanno la differenza? Veramente questo? Cioè, ci siamo ridotti a pensare che la differenza la fa il peso della vernice sulla vettura sì. Di Formula 1. Ma questo è una sincrasia del regolamento. Se noi includiamo la superficie che è verniciata come parte del peso che tu vai a verificare in sede tecnica della vettura, è chiaro che loro cercheranno sempre di ridurre il più peso possibile dove potranno, anche perché le componenti sì, ma è ovvio. Essendo però tecnicamente sempre meno, è sempre perché i motori sono più compatti e tutto, si toglie peso dove si può ancora toccare. Questo però è un wink wink alle alte luci, tutti neri. Comunque, il musetto è diverso, è anche questo. Vedo un'ala anteriore molto diversa rispetto a quella del 2023. È molto più piatta. Quindi, vediamo. Sì, comunque, a quanto stanno facendo vedere, si tratta della macchina 2024. Vediamo se sta dicendo qualcosa di particolare. So we spent a lot of time on this, optimizing that, making sure that it's aerodynamically capable and it fits with the rest of the front end of the car. The front suspension is a similar concept to we had on the A523, but it is much more optimized. The kinematics are very different. The inboard suspension is slightly changed to give us more flexibility in understanding how we can control that. If we move further back, one of the big areas that we focused on this year was the chassis. Quindi hanno sì, va bene. Hanno cambiato il telaio. Sì, dai, diciamo che è una variazione rispetto alla macchina dell'anno scorso. La vedo diversa almeno. Per quanto sì, l'anteriore è molto diverso. A me sta per arrivare il treno tra poco, dunque perfetto. Vi lascio che sennò lagga tutto. Ciao Andre. Ciao Matte, è stato un piacere averti con noi, ci vediamo presto. Allora, intanto noi continuiamo a vedere questa nuova vettura. Power unit. There are reasonable number of things that we can do to make sure that we install the power unit well into the car, making best use of all the hard work that is done by Varish et al. It's really, really important that we do that. We make very, very a lot of calculations on how we maintain all the work done by the engine. So, for example, we've integrated the tailpipe that exits the engine into the suspension carrier around by the transmission, basically to straighten it, to reduce the pressure drop across there, making sure that every single bit of work done by the power unit is delivered at the crankshaft and therefore at the rear wheels.
We've also moved the ERS unit forward, so the battery pack, as we may call it. We've moved it rearwards, sorry. So we've moved it rearwards towards the engine to help us with that weight distribution of the car. Ok, sta parlando insomma di come hanno ottimizzato il peso muovendo la power unit e l'ERS in posizioni diverse, insomma tutto questo per ovviamente agevolare il comfort dei piloti. Sì, i piloti sono entusiasti, non vedono l'ora di salirci sopra e si vede che avranno già visto i lati del simulatore, sono contentissimi tutti, oh, bello, bello, sì, sì, sicuro. Mi ci siedo domani. Comunque, no, io più la guardo e più trovo ripugnante questa cosa di stare sul nero. Cioè, veramente. Cioè, il tuo colore è blu, devi essere blu. Basta. Cioè, va bene una vettura, ma tutte fanno veramente ribrezzo, tutte quante così. Devo distinguerti da una linea di colore? Boh, vabbè, comunque. Ok, sono tornato, scusate ragazzi, era partito un po' il segnale, ci siamo. Abbiamo perso dopo l'ennesima vettura nera, detto stacco, no, ci sono. Ho avuto un po' di problemi di connessione, ma ci sono. Allora, dicevo, il problema di queste vetture è veramente questo, cioè non si può, cioè se arriverà a un punto di non ritorno, io penso che sia questo. Puoi parlare di tutte le variazioni aerodinamiche che vuoi, però, cioè, così veramente cascano le braccia. Un grande saluto a Iva Games, ciao, buon pomeriggio. Proviamo a sentire ancora che cosa dicono. Where we are when we go to the Bahrain test, but we were relentlessly upgrading this car and we have an awful lot of potential to extract. We've not anywhere near achieved all of it just yet, so I look forward to it. Great, thank you very much for that. Thank you very much, Matt. Right, shall we meet the trio of drivers who will be in the cockpit for this 24-race record-breaking season? Ed ecco i piloti che si vogliono un gran bene. Studying the car closely, please welcome to the stage Esteban Ocon, Pierre Gasly and reserve driver Jack Doohan. Ed eccoli qua. Did you get your photo? You're going to do a selfie after, aren't you? I know you are. Esteban, great to see you. What do you think? Hello Rachel, hello everyone. We saw it for the first time today. Obviously it's been built completely. We saw it in drawings, we drove it a lot in the simulator, but to see it for the first time, yeah, it looks very aggressive, and yeah, this car, you know, there's been an enormous amount of work, you know, going on through months and months of development, and
finally very happy because you know, it's been a long winter, a long preparation, but we are about to get going with that launch. Everything is starting to kick off now, so yeah, I can't wait to get started. Joyeux anniversaire, Pierre. 28 today. I mean, we could sing. Do you want us to sing for you? No, no, okay, don't do that, please. Good idea. Tanti auguri a Pierre Gasly. Pierre Gasly! Probably the best birthday gift I could have asked for. So, no, it's amazing. I know a lot of work I've been done over the past few months. Obviously, we've been involved with Jack and Esteban in the simulator, talking with the guys. But just to see it live, I think a big round of applause for all the guys to get it here, because it's a 2024 car. I think it's the first time we get it all together, and in a couple of weeks time we're going to be in Bahrain testing for the first time. And yeah, I'm just super excited to get going. How was your winter, Esteban? I know you went go-karting with Zinedine Zidane. Is his go-karting better than your football, or? No, he's actually really good. I mean, that's chi è il terzo pilota? È Jack Doohan, che corre in Formula 2. Pilota che non credo abbia così tanto futuro in Formula 1, ma comunque non, rispetto ad altri che sono in Formula 2, o si dà una sveglia oppure non credo che riesca a fare chissà che cosa. Tanto qui stanno parla, almeno le tutte potevano farle blu, sì, veramente, cioè sembra un funerale. An investor. yeah, I'm a big football fan. It's no surprise to anyone. But no, I mean, it was a great winter. It feels like we were in Abu Dhabi not long time ago, so we haven't had much of a break. But as Esteban said, we're coming into a record-breaking season, 24 races. It's gonna be intense. We prepared for it physically, mentally. I'm feeling in a much better place than I was 12 months ago when I came here in Enstone for the first time and met all the guys, mechanics, engineer. So now I'm really feeling amazing, and yeah, I just want to get behind the wheel, behind that car, and really push it to the limit. Jack, we've seen you enjoying your winter as well, taking on a triathlon. Yeah, luckily my winter was a summer, so I've been a little bit warmer. It's been a bit of a shock coming back the last few days, hence why I have a big head full of hair. Usually it's shaved, so now. E questo è il tema delle medie. Che cosa hai fatto durante queste vacanze di Natale? Stanno parlando così. No, I'm still, you know, heavily involved with the team. Another year as reserve driver, spending a lot of time in the simulator, which will be, you know, extremely beneficial for me. Also, then joining the guys on track, knowing exactly how they're feeling and really where we're heading into the weekend. So that would be good, as well with you know, an extensive testing program in the 2022 and 23 car. So. 21 and 22 car, sorry. So, yeah, I'm really looking forward to the year ahead. And Esteban, it's your fifth year with the team. Can you set yourself some ambitions and targets for this year, this early on? Yeah, I mean, it's awesome, you know, to be continuing the work with the team, with the brand. You know, I've been part of this team for a very long time now. You know, as someone was saying, when I arrived, I was, yeah, a lot smaller. Were than you ever I that now. High? I can't yeah, think you ever yeah, been it sounds like a long time ago, and it was, you know. I joined this team when I was 12 or 13 years old, so... Yeah, it's more than 10 years, and it's yeah, incredible to be continuing and racing in Formula 1 in the best cars in the world. So, cioè, non era lui che un mesetto fa ha detto sì sì, ma io dal Alpine me ne vado, appena posso me ne vado via, e adesso no no, è bellissimo continuare con questo team, sono contentissimo di partire in questa stagione con l'Alpine. Sì, ti stiamo credendo, Esteban. Potrebbero obbligare ogni team a verniciare il 60-70% della macchina con un colore distintivo, così si... ma bisogna che qualcuno lo capisca, cioè... Io non sono nessuno, posso dirti, guarda, non mi piace il nero, troppo nero sulle monoposto, sulla monoposto che dovrebbe essere blu, non mi piace troppo nero, va bene. Ma non sono io che lo devo dire, capito? Non vorrei essere un telecronista di Formula 1 in questo momento, sì. Sì, sì, comunque questo li porterà a essere da un secondo da Red Bull a un secondo da Red Bull, cioè non cambierà assolutamente niente. Quanti remake di Australia 2023 faranno questi due grandi amiconi? Oh, io i popcorn, ma è incredibile vedere, ragazzi, il grande rapporto di amicizia fraterna che ha Ocon con tutti i suoi compagni di squadra. Non c'è uno che non l'abbia odiato fino alla morte, e qui pure siamo lì. Which will be amazing. You know, just super grateful, obviously, to Alpine and everyone here at the factory, both here in Viri, and for the trust they have behind me to put this testing program towards.
Also doing race support, like I said, in the simulator on all the Fridays, which will be extremely valuable for me myself, but also to have, you know, another race driver, you know, in the simulator as well, handing back to the team. So I look forward to staying sharp even though I'm not racing. Well, I've mentioned 24 race season. As you reminded me earlier though, Esteban, it's 30 really, because you've got 6 sprint weekends. Any of them stand out for you as you look at it? Yeah, I mean, for sure. I mean, every year, you know, I got a couple of favorite circuits, you know, Suzuka, Budapest are definitely the ones that stands out for me, you know, really, you know, cool flow, and the Formula One car really comes alive, you know, in those times when you go through those circuits, you know, really high grip, cool places. And yeah, can't wait to be sitting in that and experience that in those places. And which race are you looking forward to taking this one around? To start the first one, then the second, then the third. I mean, every race is going to be, we're going to come with the same mentality and try to deliver the best job we can. Yeah, as you say, 30 races, they're going to be a lot of opportunities. We know we'll have to work out at the start and see where we stand in Bahrain, the first test of the season. But it's going to be a long season. They're going to be great chances. And yeah, we'll make sure we're there to get them. Not long to go, just a couple of weeks until the car's on track. Thank you very much to Esteban, to Pierre, and that concludes this. Ok, abbiamo finito con la presentazione di Alpine, quindi bellissima la Hypercar, deludente la Formula 1, poi bisogna vedere come si comporta in pista. Io parlo sempre dal punto di vista visivo, perché di più non possiamo sapere. Un cordiale saluto intanto ad AndreDov97. E niente ragazzi, questa è il trend, questo è il trend della Formula 1 attuale, quindi dobbiamo adeguarci. Vedremo come saranno le prossime. L'appuntamento nostro con le live per la presentazione delle nuove vetture è per domani dovrebbe essere presentata la Aston Martin. Intanto qui rivediamo la livrea rosa delle prime gare della stagione. Allora, intanto qui fatemi vedere bene le date di presentazione delle prossime vetture. Allora, abbiamo domani. Dovremmo avere la Racing Bulls, e questo conclude poi questa settimana, perché poi passiamo alla prossima, 12, 13, 14 e 15, con i pezzi forti, diciamo, della griglia. Intanto qui abbiamo concluso, vediamo se riesco a mettervi... Eccoci qua. Oddio, quanto sono grande, così meglio. Allora... fatemi vedere se c'è già un orario, perché la Racing Bulls dovrebbe essere svelata in America, quindi vediamo se ci sono degli orari. Visa Cash App RB. Allora, abbiamo qualcosa? Non abbiamo niente ancora per quanto riguarda l'orario di presentazione, ma appena lo saprò io ovviamente farò la storia per la presentazione. Allora, dunque, qui siamo a posto, abbiamo visto tutto. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati con noi in questa diretta, seppur di breve, di tre quarti d'ora, ma comunque abbiamo visto una nuova vettura, un altro puzzle della griglia 2024 che si compone. Noi ci vedremo presto, la presentazione Ferrari Feddy qui sul nostro canale alle 12 del 13 febbraio, non ti preoccupare che si vede tutto. Grazie mille per essere stati con noi ragazzi, noi ci vediamo domani per Visa Cash App Racing Bulls, e per il resto non ho nient'altro da dirvi se non un cordiale saluto. E a presto. Ciao.